Marinetti, primo manifesto del futurismo, va bene, Le Figaro, 1909, e facciamo qualche riferimento a queste due poesie di Marinetti che non so se avete affrontato. Se non l'avete fatto, comunque cercate di carpire qualcosa, perché così potrete stupire il vostro professore. Allora, Filippo Tommaso Marinetti, primo manifesto del futurismo, è quello che, in cui è presente l'idea di guerra sulla igiene del mondo. Allora, inizio. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali nella nostra poesia. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Beh, direi una poesia tutt'altro che dolce. E cosa ci dice questo manifesto? Che è un manifesto programmatico, cioè un testo in cui vengono presentate tutte le maggiori caratteristiche di una determinata corrente poetica, in questo caso, o meglio artistico-letteraria, in questo caso il futurismo. È una poesia piena di vitalità, di spirito vitale, però se vogliamo questa grande energia viene convogliata verso ciò che c'è di più aggressivo. I futuristi sono anche interventisti. I campi semantici qui sono quelli del coraggio, della caparbietà, del pericolo, però lo sprezzo del pericolo. E la letteratura, così come era intesa, come veniva prodotta prima di loro, gli causa sonnolenza. Loro vogliono una letteratura più viva, tanto che dicono poi: ma anche qualsiasi forma d'arte precedente, la Nike di Samotracia, ma che schifezza di fronte invece al confronto con una meravigliosa automobile. E qui adesso vi ritrovo il... Adesso andremo avanti un pochino con la lettura, troveremo sicuramente quel passaggio, perché a me urta sempre molto vedere che ancora a questa altezza è il punto 4, dai, ve lo leggo. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. Vittoria o Nike è la stessa cosa. Mi fermo su questo punto perché mi interessa. Ma un'automobile senza apostrofo? A questa altezza il vocabolo automobile era ancora maschile. Sarà poi grazie ad Annunzio che paragonerà l'automobile ad una bella donna che diventerà femminile. Ed ecco perché lo ritrovate qui al maschile, perché all'automobile si associava il riferimento, ecco, alla virilità maschile. E se vogliamo poi, visto che abbiamo parlato di donne, c'è anche un riferimento misogino, guardate al punto 9, la misoginia, ecco. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, una frase che è diventata tristemente celeberrima. Il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Spero che voi sappiate che cosa significa misoginia in questa perifrasi, il disprezzo della donna che i futuristi vogliono celebrare. C'è proprio questo concetto. La misoginia è l'aggressione, il disprezzo, lo svilimento, ecco, della donna in ogni sua forma. Molto d'impatto anche il punto 10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo, vedete ancora una volta la critica alla donna, e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Potete leggervelo, è un testo molto interessante che secondo me si fa leggere volentieri perché è pieno di energia, è una scarica di energia, si sente proprio l'esaltazione. E poi è un testo semplice perché se notate le frasi sono abbastanza brevi e lo stile è paratattico. Ma
vorrei fare quello che vi avevo detto, cioè un brevissimo confronto, 3 minuti, con dei testi poetici che vi avevo appunto nominato prima. Allora, intanto, se non l'avete già fatto, andate a cercare All'automobile da corsa. È una poesia di Marinetti dedicata proprio a qualcosa che probabilmente noi non troveremmo affatto poetico, cioè un'automobile, che viene addirittura definita un dio. Ricordatevi questa cosa del genere maschile e femminile della parola automobile. Veemente dio d'una razza d'acciaio, automobile ebbra di spazio, guardate quante R, che scalpiti e fremi d'angoscia, sembra quasi richiamare il rombo del motore dell'automobile, rodendo il morso con striduli denti, formidabile mostro giapponese dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma ed oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali. Io scateno il tuo cuore che tonfa diabolicamente, scateno i tuoi giganteschi pneumatici, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe troppo lunga per leggerla tutta, ma vorrei che qui voi rintracciaste i punti programmatici del manifesto, quindi l'esaltazione della velocità, l'aggressività, ancora una volta l'esaltazione dell'automobile con tutta la storia che vi ho raccontato legata al suo genere. E poi c'è un'altra poesia di Marinetti che secondo me dovete conoscere, e poi mi interrompo, si trova con il titolo Bombardamento oppure Zang Tumb Tumb, perché è un titolo fortemente onomatopeico, no? Sappiamo che le onomatopee, scusate, caratterizzano proprio come parole spontanee i testi dei futuristi. In particolare questa poesia è stata scritta in occasione della seconda guerra balcanica, quindi siamo intorno agli anni 10, forse 1912, ma quello che mi interessa è il fatto che la guerra non viene rappresentata con il filtro dell'autore, ma viene rappresentata senza filtri. Ve ne leggo un pezzo perché poi la lettura è anche abbastanza imbarazzante, la leggerete per conto vostro, ma cosa c'è anche qui? L'esaltazione della guerra, i suoni della guerra, gli strumenti di guerra e un reportage, perché voglio dire, Marinetti si era recato proprio sui luoghi della battaglia e un reportage che lui fa con i propri occhi. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio, sventrare spazio con un accordo, tam tumb. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Sentite il contesto bellico che richiama dei suoni, io direi estremamente violenti. Nel centro di quei tam tumb, spiaccicati, ampiezza 50 chilometri quadrati, una poesia su cui chiaramente non dovete soffermarvi parola per parola, ma dovete cogliere il contesto in generale, la riflessione parola per parola è molto interessante, anche perché in un'edizione seria vedreste anche l'organizzazione spaziale delle parole, qua io non ce l'ho, o meglio ce l'ho solo in parte, fate attenzione, anche qui lo spazio bianco che si carica di significato, per esempio il silenzio tra uno sparo e un altro, tra una bomba e l'altra. Ecco allora che anche qui ritroviamo, nelle due poesie di Marinetti che io vi ho indicato, i punti programmatici del manifesto dei futuristi.